una sorta di bisogni da colmare perché vivo la pienezza. Poi ci ricordiamo anche di come inizia, a volte, non è Dio che tenta, perché tante volte noi interpretiamo la vita così: il Signore mi ha mandato questa prova, il Signore mi ha mandato quest'altra prova, e allora è il tentatore che ci fa credere questo, non è Dio che ci mette alla prova, ci mette gli ostacoli.